C'è una persona qui con noi, la dottoressa Tondelli, che è molto timida, è molto riottosa nel prendere la parola, ma è una delle principali protagoniste di questo, naturalmente con tutta l'equipe che coordina e con il personale infermieristico. A me piacerebbe molto, però decidilo tu, a me piacerebbe molto se... Allora, ok, d'accordo, non esercitiamo coazioni, Allora interverrai nel corso. Allora, prego, chi vuole approfondimenti, questioni? Noi siamo stati molto all'interno dei 20 minuti, ma tutti i presentatori sono qui e quindi possono darvi ulteriori approfondimenti. Dai, allora, domanda e testimonianza. Prendi, vieni qui, Ho una domanda per il collega di Brescia. Lei parlava prima di un sistema che comprende il servizio di salute mentale e l'SPDC. Voi avete anche rapporti con il SERT, con il servizio delle dipendenze patologiche, e come in un qualche modo si declina questo tipo di rapporto, perché negli ultimi anni per la nostra realtà i ricoverati in diagnosi cura giovani hanno tutti o quasi tutti insomma problemi con le sostanze, e il fatto che arrivino in condizioni di astinenza o di intossicazione complica la gestione, ci ha messo nelle condizioni di dover studiare delle modalità specifiche di gestione del loro comportamento, che non sono solo verbali, perché magari in quella situazione non sono propensi. Grazie. Sì, noi in tutto il Dipartimento di Pistoia, sia l'SPDC di Pistoia che l'SPDC di Pescia, rispetto ai SERT abbiamo dei protocolli operativi. A differenza dell'Emilia Romagna, in Toscana i SERT non sono dentro il Dipartimento di Salute Mentale, o meglio, la Toscana purtroppo è fatta un po' a macchia di leopardo. C'è qualche dipartimento che ha due almeno di sicuro, la Versilia, no, anzi tre, Lucca e Siena, che hanno i SERT dentro al Dipartimento. Gli altri attuali nove dipartimenti non hanno i SERT dentro. In questi casi si sono fatti dei protocolli, insomma, che è meglio di niente, però ci sono dei protocolli. Dopodiché il problema di merito che pone lei sul fatto che ci sono tanti ragazzi che capitano in SPDC per problemi legati all'uso di sostanze, cioè, certo, questo è un problema, crede che sia un problema diffuso su tutto il territorio nazionale. Capita da voi, capita da noi, capita da tutte le parti, però questo, diciamo che almeno ha una gestione un po' di tipo particolare a quello in cui, rispetto a cui siamo noi abituati, però tutto sommato credo che il personale infermieristico innanzitutto ma anche il personale medico, poi tutto sommato si tratta di riuscire a condividere una modalità di intervento, anche, cioè, per esempio quando io dico che non si è legato a nessuno, ma a Pistoia non si lega più nessuno da tempo, pure nell'altro SPDC persone tossicodipendenti sono legate, per riportarlo al tema, non è che c'è un'assonanza tra persona che ha fatto uso di sostanza e quindi in stato proprio acuto di intossicazione da sostanza e condizioni. A noi non ci è mai capitato, dico in questi termini qua. Dopodiché, che è un problema, come tutte le novità che escono, ogni tanto escono e noi ci dobbiamo confrontare, come quando dico che i giovani non vogliono andare nei centri di urna a fare la ceramica o la creta, dici ma tu sei matto, e così, e quindi tu devi trovare altre soluzioni, altre misure, altri percorsi. Così è per la gestione delle persone che fanno uso di sostanza, per la gestione pure all'interno dell'SPDC sicuramente. Grazie. Altri? C'è vedo che visto di frigge. No. Domanda o non domanda? Dai, allora via. Sì, dai.
Paolo Vistoli, che è un operatore di Modena. Qui, sì, insomma. Questo caso non è una vera e propria domanda. Io ho raccolto da questo incontro, cerco di fare un piccolo riassunto che serve a me, ma spero serve ad altri. Ho raccolto che c'è bisogno di equip molto unite, cioè unite ma da valori anche. Cioè io insisto sul concetto di valore, perché io sono ancora un po' ideologico o etico, non so, chiamiamo, idealista, prendiamola come vogliamo, perché se non ho un punto di riferimento, un punto di riferimento che mi vincola, sì, no, la curiosità è un altro fattore di ricerca, perché è un gruppo di persone. Io mi sono letto abbastanza attentamente quello che ha fatto Attenasio a Mantova, ci ha messo molti anni a raggiungere l'obiettivo di eliminare la contenzione e di aprire il reparto con le porte aperte, che è un altro dato fondamentale. Ci vuole un'estrema unione di questo gruppo e il resto del servizio, che spesso non turna, cioè noi abbiamo molti corpi stagni, alcuni che fanno sempre lo stesso mestiere, per fortuna forse a Carpi c'è stato, per ragioni anche di malattie o di altre cose, un certo turnover, perché bisogna che un servizio sia veramente un servizio di salute mentale, non l'SPDC, il CSM, la residenza. Questi sono compartimenti stagni che tuttora esistono. Quindi mi concordo ferocemente, direi, con quello che diceva, bisogna costituire un sistema composito. Poi i morti sono d'accordissimo che hanno dato una bella spallata. Signori, perché quando c'è la paura, perché adesso la paura di finire in galera, per fortuna, c'è. Io lo dissi subito dopo Mastronardi, dico adesso cambia la musica, perché finalmente hanno filmato quello che stavamo facendo e quindi qualcosa succede, perché c'è poco da fare. L'italiano quando c'è la multa, c'è la galera, qualcosa fa, ma finché non c'è, c'è questa innocenza e questa indifferenza. Quindi però io sono preoccupato delle percezioni di questa realtà, perché la percezione della realtà, cioè dell'uomo della strada, non so, io a volte sono molto scoraggiato, ho paura che in questo momento un referendum sul manicomio forse sarebbe vinto da chi lo vuole, la pena di morte altrettanto, l'espulsione dei cosiddetti immigrati economici ci sarebbe, la lettura di un libro che a Modena poteva essere fatta non si è discusso, e quindi io non sono così tranquillo sugli equilibri più generali di questa apertura. Grazie. Vedo già una mano alzata, se ti avvicini, perché non sarei così pessimista su una serie di questioni, e su altre le considererei semplicemente degli spunti di lavoro, cioè dei percorsi, delle indicazioni per aree nelle quali evidentemente occorre lavorare. Mi chiamo Enrico Semprini, non sono un operatore, per cui parto da un'esperienza in realtà, se volete, un po' ingenua quasi, nel senso che parto dalla contenzione di mia nonna, che avete parlato della contenzione degli anziani, che mi ha immediatamente richiamato una esperienza vissuta, che è stato appunto il fatto che nel momento in cui lei tendeva a togliersi i cateteri, di fatto veniva legata. Ora io però di questa, chiaramente io quando arrivavo potevo accudirla, legarlo chiaramente, allora questo però io non l'ho mai dato come questione relativa agli operatori, perché se posso fare un'osservazione, nonostante mi sembra veramente meritorio l'analisi sia della profondità e anche della responsabilità che si vuole
diciamo, portare la discussione su un piano qualitativo della, dell'intervento, però dicevo, io non ho mai addebitato all'operatore la volontà di contenere mia nonna, ma mi rendo conto che forse esiste un piano economico, un piano della situazione, anche della restrizione della, all'interno della quale si svolge il servizio, che secondo me dovrebbe essere tenuto in conto. In altri termini, io non credo che sia un dato del tutto ininfluente la quantità di operatori che possono lavorare in una struttura in percentuale rispetto alla popolazione, e anche probabilmente la qualità della vita che questi operatori fanno. Adesso io mi rendo conto che entro un po' nel diciamo argomenti che riguardano la rivolta del riso, che in qualche modo in quel libro si è detto che i contenuti di quel libro non devono essere trattati, ma questo riguarda probabilmente gli operatori, non riguarda un libero cittadino, e in qualche modo non mi sento contenuto, per parafrasare il discorso del professor Bonatti, da questo punto di vista non mi sembra che sia una contenzione che possa essere fatta nei miei confronti. Quindi in questo senso credo che la diciamo riduzione, il fatto che ci sia l'esigenza, o ci sia stata anche qua l'esigenza, voglio dire, di parlare del fatto che se gli operatori in qualche modo a livello generalizzato, credo che nella nostra regione forse proprio per la qualità del servizio che si sta offrendo ancora siamo a un livello diciamo meno drammatico che in altre regioni, ma certamente se l'operatore fa fatica ad arrivare alla fine del mese o ha dei problemi o non ci sono abbastanza cambi, non ci sono abbastanza turni e probabilmente ci sono degli straordinari non pagati che ricadono sulla sua buona volontà, credo che siano segnali che devono essere diciamo interpretati per tempo prima che ci sia quel decadimento che questo servizio ancora non ha, perché se nel 2012 il servizio di Modena, era il servizio, la città in cui faceva meno TSO a livello dell'Emilia Romagna, credo che siano elementi da salvaguardare, ma credo che si dovrebbe fare ancora qualcosa in più, magari forse questo è un argomento che non si può trattare, chiudo su altre due questioni. Esiste una statistica che poneva l'Emilia Romagna, è una statistica del Sole 24 Ore, non di un giornale di sinistra, che nel senso che a volte ultimamente sembra che quello che dice di sinistra non vada bene, però voglio dire, per me va bene, ma il Sole 24 Ore di storia che l'Emilia Romagna si classifica tra uno dei migliori servizi in Europa per la capillarità delle strutture, e attualmente siamo in una situazione in cui c'è un attacco e 30 probabilmente centri ospedalieri verranno chiusi in Emilia Romagna. Credo che anche quello, penso che sia inerente anche, e questo veramente lo dico in questo caso da ignorante, non so se anche il trattamento della la parte diciamo che riguarda la cura della persona e la salute mentale sia toccato da questa cosa, ma temo sì, e quindi credo che dovrebbe essere probabilmente anche oggetto in generale insomma la riflessione sul tagli che la sanità può o meno diciamo determinare rispetto al settore e anche eventualmente rispetto alla capacità o meno di mantenere o di andare verso una contenzione zero, quando chiaramente l'assenza della quantità, è stato detto, quando ci sono un buon lavoro relazionale la contenzione non è necessaria. Certo, se gli operatori sono pochissimi le motivazioni per cui diventa più semplice contenere una persona anziché averci a che fare purtroppo diventano più stringenti. Grazie. C'è un altro intervento, ma mentre si avvicina voglio ringraziare l'amico che ha parlato prima, che ha citato due o tre cose sulle quali è importante una sottolineatura. Non so se hai avuto modo di leggere l'introduzione alla settimana che è presente sul programma, perché ha a che fare esattamente con questa questione, che noi abbiamo posto in diversi altri contesti tecnico-scientifici o più divulgativi, basta acquistare l'Espresso di questa settimana per avere un'altra dettagliata discussione su questi temi, o anche Quotidiano Sanità
nell'area studi e ricerca, in cui l'analisi che abbiamo condotto è ancora più approfondita. Noi siamo assolutamente convinti che il rapporto con le risorse possa ridursi fino a un livello di guardia oltre il quale la qualità crolla. Quindi, per carità, in periodi di magra siamo tutti a tirare la cinghia, ma sappiamo che oltre un certo buco la qualità crolla. La questione ha a che fare anche con il rapporto tra l'ospedale e il territorio. Tu hai citato la capillarità. Per me capillarità della presenza significa capillarità sul territorio. La questione degli ospedali è un po' più complessa, perché ha a che fare con le tecnologie ospedaliere, con le capacità. E lì forse è più facile adottare economie di scala, ma sul territorio l'unica tecnologia che conta è quella che citava prima Bonatti, la tecnologia umana. Lì non c'è nulla da fare. Il tempo è la competenza di una persona nell'avere a che fare con le altre persone. Ed è su questo che noi dobbiamo tenere duro, soprattutto in questa regione, per non dissipare un capitale che, oltre a essere un capitale di buone pratiche, è un capitale sociale. Dato l'impatto, io sono intervenuto di lavoro nel presso il piano di cultura di Modena. Quindi sì, le condizioni ultimamente sono state proprio limitate, sì, moltissime condizioni. Non condizioni, però sono aumentati gli infortuni da parte degli operatori, sia medico che infermieristico. Questo io sono la coordinatrice del Diario Circola di Modena. È vero quello che dice Santo, che sono aumentati gli infortuni, ma perché sono aumentati gli infortuni? Perché molto spesso in Diario Circola vengono ricoverati pazienti che forse esclusivamente psichiatrici non sono. E mi riferisco a pazienti che hanno, per esempio, gli arresti domiciliari, il giudice dispone gli arresti domiciliari in diario sicura, e cioè, sono abbastanza di recente, e questo paziente ha purtroppo mandato un infortunio di 3 operatori, infermieri, ma anche non infermieri, operatori che non sono, ha detto delle pulizie, persone che passavano per il reparto. Queste sono situazioni che si sono verificate spesso negli ultimi periodi. Gli infermieri sono molto preoccupati, perché? Ovviamente c'è stata la chiusura degli OPG, le REMS in questa occasione ci siamo sentiti dire ma questo tipo di paziente non rientra nelle caratteristiche specifiche delle REMS. La comunità con la quale abbiamo preso contatti è un paziente ad alta pericolosità sociale, no, forse non rientra nelle nostre, un paziente nelle nostre caratteristiche. Gli infermieri da questo punto di vista sono molto preoccupati, perché OPG no, REMS no, il giudice dispone gli arresti domiciliari. Quindi dove andiamo? È chiaro che l'SPDC, ribadisco, ha fatto dei progressi notevoli per quanto riguarda le contenzioni, perché si contano veramente sulle dita di una mano. E questo per delle motivazioni che sono state già ribadite, implementazione organica, tanta formazione, supervisione, e l'impegno degli infermieri, devo dire, è stato notevolissimo. Però la preoccupazione per questa situazione rimane. Per una sottolineatura su un aspetto citato prima, ma giusto per cogliere questo aspetto che veniva segnalato, quello dei pazienti che hanno anche misure di sicurezza è un esempio tipico di quelle condizioni nuove dei servizi, perché prima c'era tutto un altro circuito che abbiamo criticato, che abbiamo contribuito a chiudere, di quelle condizioni nuove per i servizi ai quali i servizi devono mostrarsi ed essere preparati. Una delle situazioni alle quali facevate riferimento è una situazione nella quale c'è stata, come dire, forse una difficoltà nel connettersi con l'aspetto, come dire, con il governo territoriale per l'individuazione di una adeguata struttura tra quelle disponibili. E quindi su chi doveva in qualche maniera poi condurre questo tipo di collocazione. Buonanotte. Volevo sottolineare l'aspetto dell'intervento, non mi ricordo come ti chiami, e rispetto, diciamo così, a quella casistica che noi chiamiamo impropria, ma che fluisce
sempre di più e viene ricoverata nei nostri CTC. La tipologia dei pazienti è profondamente cambiata in pochi anni. Io ricordo che 20 anni fa vedevo dei pazienti che sono completamente diversi da quelli che io vedo oggi, insomma, perché tutte le patologie sono complicate da emergenze di tipo sociale, anche quelle che potrebbero, diciamo così, essere trattate in maniera del tutto solida e tranquilla. Esistono delle comorbidità importanti, vi cito che nel 65% delle trattamenti, delle equazioni, delle contenzioni meccaniche che abbiamo preso in considerazione, il 65% è rappresentato da una casistica impropria, vale dire anziani dementi, che vengono mandati inviandosi fuori delle parti che non le tollerano così, oppure doppie diagnosi con una prevalente componente tossicofilica, oppure oligofrenie complicate da psicosi di innesto e così via. Cioè, sono quei casi che poi quasi tutti finiscono legati. Allora, questa è una casistica che deve essere filtrata prima. Se finiscono nei diagnosi, di solito muoiono, se non voglio fare un quadro esagerato, però aspetta, tanto, non voglio esagerare, ma nel senso che, voglio dire, gli unici, purtroppo, decessi che noi abbiamo avuto, due spostati, sono avvenuti per persone anziane, spostate, non fatto l'altro, già in condizioni di salute, precari, portatori di numerose patologie organiche, non sono tutta cosa. Allora, è importante che si fa, e non erano legati tra l'altro, diceva giustamente la dottoressa Donnelli, ma bastava lo spostamento. Quindi sono delle questioni chiave, tant'è che adesso noi stiamo mettendo a punto, con tutta una serie di contraddizioni, è naturale che ci siano, qui da noi un protocollo che ci vede, diciamo così, a tecnici, noi e la psicogeriatria e i medici di medicina generale, su questo argomento del trattamento delle persone anziane, anche quando queste sono ricoverate in una SPC. Io non mi scandalizzo che ci finiscono anche questi casi impropri. Quello che mi scandalizza veramente molto è che ci rimangono, quando ci rimangono, tranne i casi in cui insomma qualcosa d'altro mi interviene per provocare le dimissioni. E quindi è verissimo quello che lei dice, anzi, voglio dire, noi ci preoccupiamo tantissimo, stiamo facendo un convegno su questo argomento, ma non mi risulta che questo argomento sia, diciamo così, predominante negli altri servizi. Non mi è mai capitato di sentire trattare questo tipo di problema con quella profondità, insomma, con quella pluralità di voce di cui tutti voi che state ascoltando siete portatori. Questo secondo me è un cattivo segno. Poi sulla faccenda del finanziamento del welfare, io ho letto, sono stato uno dei pochi che ha letto quel libro, credo, e l'ha sentito anche De Viva Voce in una registrazione, infatti il 21 di aprile a Modena, dove l'ha presentato in un circolo. Allora, si chiama La rivolta del riso, si chiama così. Vogliamo dare il titolo: La rivolta del riso, è stato presentato il 21 di aprile di quest'anno al deposito carcerario, esattamente, alle ore 17:30, sono molto preciso perché internet non mente mai. The White Without Side. Ecco, ma comunque lasciamo stare. Allora, questo libro dice delle cose vere, verissime. Cioè, voglio dire, il fatto che ci siano degli operatori sottopagati produce tra i tanti altri risultati uno sconforto e una perdita anche di motivazione, di senso etico magari delle cose, per cui tutto è possibile, per cui c'è un appiattimento in povertà che identifica, diciamo così, gli utenti con chi li dovrebbe assistere. Questa è la conclusione che io ritengo non sbagliata. Poi la rivolta del riso, se mi ricorda qualcosa d'altro, mi ricorda la corazzata Potemkin,
che non è una boiata pazzesca, tutt'altro, vi invito a rivederlo, perché in fin dei conti i cannoni della corazzata sono rivolti sul palazzo d'inverno dopo che c'è stato un ammutinamento, e l'ammutinamento viene per una causa ben precisa, che poi la goccia che va a trattare, è la rivolta del riso, in questo caso è la carne, la variata da vermi, che produce appunto uno stato di rivolta e di ammutinamento, che così insomma, i marinai prendono il potere. Dalle dimensioni dei luoghi dove c'è il trattamento psichiatrico, perché abbiamo sempre vissuto, sentito dire che piccolo è bello, ora invece si sta pensando di riunire invece gli ospedali, portarli soprattutto per le grosse specializzazioni, portarli a riunire, perché là ci sarebbe più qualità di intervento, di anche specifico così, e soprattutto anche economico. Ma questo qui vale anche per questa cosa qui, perché io non sono convinto che la massificazione di questo settore qui porti le cose, porti delle migliorie. Perché mi riferisco al nostro stato attuale di Carli, in cui noi, come io, come associazione dei familiari, sentiamo la necessità, cioè sentiamo invece le aspettative di poter trasferire anche le esperienze e soprattutto i luoghi verso altri sì. Questo non mi convince, perché penso che proprio il piccolo, dove si può trattare dal vivo e con le persone, possa fare la differenza. Vorrei sentire le vostre opinioni a proposito. C'hai 47 microfoni. No, giusto per intenderci, noi abbiamo una fortuna in psichiatria, in salute mentale rispetto ad altri contesti ospedalieri, che c'è un limite che è definito dalla norma nazionale, per cui non si può, come appunto lei ha citato correttamente, come in altre specialità, concentrare, che so, fare dei reparti di 30, di 50 o di 100 persone. No, i reparti restano al massimo di 15 persone. E d'altro canto non è prevista alcuna, come dire, alcuno spostamento né di esperienza né di personale, né di... Semmai quello che è in discussione è vedere come armonizzare una richiesta che è pluriennale, relativa a una funzione residenziale, con la funzione che attualmente viene svolta. Ma questo, come sapete, è un dibattito che abbiamo in corso, sul quale vedo che c'è anche, come dire, una serie di riflessioni che ci sono state offerte oggi, anche attraverso, come dire, in maniera dettagliata, e che discuteremo. Abbiamo dei prossimi appuntamenti nei quali appunto affrontare queste tematiche. Diversa è la situazione che si pone per altre specialità. Per altre specialità io sono molto convinto del fatto che si possano ottenere altre specialità, intendo, tanto per intenderci, quella diametralmente opposta alla psichiatria, che so, per me è la chirurgia. In chirurgia io personalmente vorrei essere operato, se ho necessità di un intervento al cuore, non da uno che fa 10 interventi all'anno, ma da uno che ne fa 1000. E anzi, che mi dica pure di questi 1000 quant'è la sopravvivenza a 6 mesi, perché così mi faccio 2 volte, insomma, l'organizzo. Quindi c'è una differenziazione che dobbiamo tenere presente. Per il resto invece le questioni, ripeto, sono all'attenzione, stiamo approfondendo, speriamo di trovare una composizione che dia senso a tutte le posizioni che sono state espresse. Fabrizio, dico giusto una cosa su questo prima dell'intervento, giusto per rispondere alla questione anche delle dimensioni del piccolo, prima dell'altro intervento. In realtà la questione va vista anche in termini più generali rispetto
al tema dell'aumento medio di utenza dentro tutti i contesti dei sistemi di cura, no? Un po' lo vediamo anche nel nostro territorio, che è l'aumento medio del numero di utenti nelle comunità, diciamo, nei luoghi in cui si prospetta un lavoro riabilitativo più a medio o lungo termine. E quello sicuramente è un problema. Lì una delle possibili categorie interpretative, però senza stare sul territorio, ma in generale, riguarda proprio una delle dinamiche che sta attraversando il settore che si occupa di questi bisogni, no? Spesso questi luoghi sono gestiti attraverso appalti, no? dal terzo settore. In questo mondo cosa sta avvenendo? Sta avvenendo un processo di concentramento, nel senso che si dice piccolo e bello, in realtà secondo le ultime ricerche nazionali le piccole cooperative che gestiscono piccoli progetti tendono a scomparire, perché si avvantaggiano quelle che possono procurarsi un numero maggiore di rette e quindi aggregare, fare economia di scala, e da questo punto di vista si selezionano solo quelli che riescono a fare questa cosa, che magari non è né piccola né bella, ma è grande ed economicamente vantaggiosa, no? Quindi questo è un processo a detrimento della qualità, e questo è uno degli aspetti che per esempio è trattato nel libro che è stato sommariamente evocato prima. Io volevo chiedere, è interessante il fatto del CSM che si è aperto nei weekend e il sabato e la domenica. Nella mia testa però penso, avevi calato i letti per poter coprire col personale le ore di lavoro. E poi il fatto della conflittualità all'interno dell'equipe. Il fatto che all'interno di un'equipe ci sia armonia, ci sia comunicazione, confronto, da chi dipende? Dagli operatori o dipende anche da chi in alto gestisce l'equipe? E per quello che riguarda il rapporto umano, diciamo che non spesso c'è da parte degli psichiatri, non spesso viene usato tanto tempo per parlare con pazienti, e molto spesso è successo che sono mancati anche 7-8 anni di cartella clinica. Quindi questo è per me. No, non abbiamo tolte risorse all'SPDC per il centro di salute mentale. Io non lo so, conosco per esempio alcuni centri di salute mentale della Lombardia, che sono, come dire, una parodia dei centri di salute mentale come personale, molto stimizzati, cioè che sono un po', perché hanno fatto altre scelte in Lombardia, quindi le risorse le hanno dirottate altrove. Noi abbiamo questo centro di salute, due centri di salute mentale in tutto quanto la zona, e entrambi hanno 13 infermieri come personale infermieristico che coprono tutti e 7 giorni, mattina e pomeriggio 8:20. L'SPDC ha il turno, diciamo, minimo, ha sempre avuto il turno minimo ed è rimasto qui. È chiaro che con una flessibilità interna, quando dicevo che l'SPDC, casomai ci sono due persone che hanno particolare bisogno di attenzione, con un rapporto più personalizzato, le persone anche dal CSM si spostano in SPDC se servono. Ecco, la dimensione che abbiamo adottato è stata questa. Voglio dire solo una cosa, o me la fai dire alla fine, perché Fabrizio poi su questo mi ha provocato prima, è il problema della campagna sulla convenzione. Due cose le voglio dire su questo. Il problema sull'equipe, io adesso sull'equipe condivisa, eccetera, io non so, io dico la mia su questo, poi gli altri colleghi diranno la loro. Io sono perfettamente convinto e d'accordo che un gruppo unito lavora molto molto meglio ed è molto molto più efficace, cioè io su questo non ho dubbio, ed è anche l'unica misura di garanzia, non misura di sicurezza, l'unica misura di garanzia che anche rispetto ad eventuali problematiche di tipo legale.
un gruppo unito è sempre meno al rischio di un gruppo disgregato, conflittuale, eccetera, anche dal punto di vista legale, quando succede. Io su questo non può, a chi compete questo? Compete a tutti, compete sicuramente ai dirigenti, compete al personale, compete poi alle situazioni, compete ai sindacati, tanto per dirne un altro, compete. La polemica delle morti esagerate non aiuta, oppure un dirigente che è completamente chiuso non aiuta, e così via. Cioè. Due cose soltanto sulla campagna, questa storia della campagna sulla contenzione, cioè contro la contenzione ovviamente, è stata lanciata ed è stata avviata durante il forum nazionale di Pistoia. E quindi il 4, 5, 6 giugno di quest'anno, del 2006, in cui erano presenti tra l'altro Dodaro, Fabrizio Sarace e ovviamente Giovanni, eccetera. E in quel contesto si discusse pure molto delle pratiche restrittive di questo, c'erano magistrati, c'erano esperti giuristi, psichiatri, operatori, associazioni familiari, di utenti, era molto, è stato un forum diciamo pure molto partecipato, e durante il dibattito è emerso pure questa necessità che su questo tema della contenzione si dovesse necessariamente lanciare una campagna. A partire da che cosa? A partire concretamente, praticamente, da un testo che ovviamente è stato anche un po', come dire, un condiviso da tutto quanto il forum Salute Mentale, ed è stato un testo che diciamo è uno dei segni della biblioteca del forum, che è il, se me lo dai Giovanni un attimo, che era spartito da questo, e tu svegalo subito, di Giovanna del Giudice, ed è stato questo. E l'altro è stato a partire da, anche da Piero Cipriani, che voi avete avuto ospite qua, no? Durante MAT, con il manicomio chimico, e quindi tutto l'altro testo che lui aveva fatto sull'SPDC, una riflessione che ormai coinvolgeva in particolare gli autori di due testi, ma ha coinvolto tutti i forum. E per cui diciamo che Giovanna e Piero Cipriani sono poi le persone che, attraverso uno strumento molto banale, io credo che Giovanna l'Italia se la stia girando in lungo e in largo, 50, avrà fatto 50 presentazioni del libro, 50 posti diversi, che erano i modi e i momenti per parlare di contenzione. E quindi su questa la campagna si è avviata in questo modo, è già attiva, non è che la dobbiamo ancora avviare, la campagna è già in corso. Non so se l'hai portata anche in Cina in questa tua ultima esperienza della settimana scorsa, però su tutto il territorio nazionale, da Como in Sicilia, si discute molto di contenzione attraverso questi, diciamo, strumenti, quello di Piero Cipriani e questo di Giovanna del Giudice. Poi al prossimo forum che faremo, credo in primavera prossima, faremo anche il bilancio, chiuderemo questa cosa e probabilmente vediamo pure un attimo le considerazioni e che passi concreti eccetera si possono ulteriormente fare sul tema della contenzione. Io penso nel frattempo che, ecco, si prenderà, che una delle questioni fondamentali da estendere, nonostante possa sembrare difficile come posizione, ma è quella di esigere il monitoraggio di quello che sta succedendo oggi. Noi lo sappiamo esattamente per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, ma non sappiamo quello che succede da Aosta ad Agrigento. Io penso che già soltanto avere questa cognizione sarebbe lo strumento più forte per coinvolgere tutti in una azione di tendenzialmente di azzeramento. Certo, non succede il giorno dopo, ma ho questa impressione. Prego. Dunque, volevo portare alla Commissione una problematica un po' forse particolare di cui non si sente parlare magari troppo spesso in questi convegni. Io sono un normale studente di psicologia della facoltà di Parma, quindi uno che non c'entra niente, diciamo, nel settore lavorativo ancora, di cui abbiamo parlato, eccetera. Eppure, nonostante tutto, mi sono ritrovato qua ad ascoltare temi come la contenzione, eccetera, che ci riguardano direttamente. Qual è la problematica che volevo porre? Il fatto è che
qua di fianco ci sono credo un ventina, centinaia di studenti che non hanno partecipato a questo convegno o non sono venuti a conoscenza di questa cosa, eccetera. E non penso che sia una problematica di non sono interessati o non vogliono ascoltare. Forse, almeno pongo questa problematica, non si fa un giusto utilizzo di uno strumento che è un po' controverso, un po' particolare, cioè quello di internet. Magari molti ragazzi qua di fianco stanno parlando di cavolate, passatemi in termine, come non so, normali programmi televisivi, queste cose qua, quando invece potrebbero parlare di queste problematiche, di queste argomentazioni di cui abbiamo discusso in questo momento. Forse non si potrebbe fare, diciamo, creare un'identità in internet, quindi virtuale, della sanità e approfittare di questo mezzo esageratamente comodo e pratico e anche a differenza di molti altri invincibile, perché si sa che quello che viene mandato in internet non viene mai più eliminato, per varie diciamo, argomentazioni, può essere la denuncia, può essere l'informazione, può essere diffondere determinate argomentazioni. Forse bisognerebbe approfittare un pochino di più di questo mezzo, almeno chiedo il vostro parere al riguardo. Rapidissimamente, no, quello che segnali è importante, è certamente l'impegno a coinvolgere i giovani, c'è, ma è evidentemente ancora insufficiente per quanto almeno riguarda le iniziative del Dipartimento di Salute Mentale. Sull'uso di internet, anche per questo evento della settimana della salute mentale, c'è un sito, c'è Facebook, ma mi rendo conto che evidentemente per andare oltre i confini, come dire, della comunità di quelli che già hanno un'idea o che la vogliono confrontare, occorre qualcosa di diverso. E anzi, se ci dai una mano a riflettere su cosa di diverso occorrerebbe, noi te ne siamo molto grati, perché ti assicuro che siamo scervellati, ma questo è quello che siamo riusciti ad ottenere, anzi ci fa molto piacere. Se qualsiasi apporto creativo è benvenuto. C'è la signora. Sì, buonasera innanzitutto, io vengo dall'Emilia Romagna, quindi mi fa piacere sapere che una parte della nostra regione si occupa di questa cosa in maniera così approfondita. Devo dire che io vengo in realtà da Forlì e mi devo rendere conto che in questo momento desidererei vivere qua, almeno per il tentativo, perché non è poi così vero che l'Emilia Romagna sia così aperta. Vabbè. Detto questo, voglio essere apparentemente, sarò frammentata visto che parliamo di psichiatria, però voglio essere immediatamente pragmatica per poi arrivare all'idealismo di fondo, che è questo. Ah, più distanza, ah, ok. Per se no vi arrivo proprio. No, era questo, perché a proposito di conoscenza e di impatto con il basso, io mi attaccherei proprio a questi tre casi eclatanti che hanno fatto storia, no? E però mi viene da dire alla fine come sono finiti da un punto di vista giuridico. Se non mi sbaglio, due hanno portato a una soluzione, o no? Mi sbaglio da parte... Uno sì, l'altro no, ma non perché io voglia, come dire, portare all'agonia chi nel mondo sanitario può anche aver sbagliato oppure no, ma è proprio che a livello culturale tutto questo può anche non essere sembrato così grave, seppur alla fine se ne sia parlato, mi riferisco ad esempio al caso di Forlì. E quindi per questo creare oppure prendere ad esempio affinché questo sia un precedente valido, mi viene da dire. E quindi questo per dire che poi anche l'operatore che viene più dal basso, come può essere un OSS, eccetera, ed è la domanda poi che in pratica volevo fare, come può difendere il proprio ideale? Io mi ritrovo a combattere con un'ignoranza di fondo a livello giuridico, mi riferisco particolarmente al dottor Dodero, sto cercando di muovermi in un mondo che non è il mio, io sono una psicologa, seppur giuridica, ma non comunque una giurista, e quindi per paura, diciamo, il mondo sanitario che ha buttato, secondo me, in un abuso di contenzione a determinate strutture, sta difendendo per paura, si difende dietro ad un, diciamo così, muro legislativo che per me è veramente sconosciuto. E, ad esempio, l'obiezione di coscienza, non so se questo è il termine giusto, di un operatore, quanto è valido se c'è una commissione di ASM che dice
anche in una maniera piuttosto intimidatoria. State attenti, perché se voi scegliete di non legare le persone e c'è un atto autolesivo, che poi posso farlo l'esempio, tanto non sto parlando di... che si tratta di impedirgli di fumare, e poi tutti gli operatori fumano, quindi c'è anche una... Sì, sono state contenute delle persone per impedirgli di fumare, e anche direi 24 ore su 24 per mesi. Detto questo però, ecco, si dice questo, si mette questo cartello da parte della commissione del DSM e si dice state attenti, questo è un po' il messaggio in sottofondo, perché poi se c'è un peggioramento sanitario dell'ospite, voi sarete responsabili perché non avete assolto tutti gli obblighi, eccetera. Per cui dico, come ci si può difendere? Bisognerebbe che ci fosse uno stretto contatto tra il substrato legislativo e quello più ideale, che uno sente in fondo, che non è giusto. Ecco, in una maniera molto, sì, in particolar modo alla dottoressa del giudice, che poi sa, credo che sappia il mio caso. Ecco, solo questo. Sì, io approfitto da questo intervento di dire due parole su alcune questioni che mi hanno molto interessato nel dibattito. Lascio per ultimo l'ultima questione posta. La questione degli operatori e del numero degli operatori. Certamente la risorsa umana e i valori a cui la risorsa umana fa riferimento e anche il numero degli operatori è centrale in un servizio. Abbiamo avuto il piacere di leggere con attenzione quanto scritto sulla crisi oggi che stiamo vivendo nei servizi di salute mentale e sui rischi che da questo possono derivare. Però io faccio sempre questa parte, in queste discussioni, io non credo che il numero degli operatori sia, che ci sia una rispondenza fra numero di operatori e qualità dei servizi, così diretta e così lineare. Non mi sto contrapponendo, voglio soltanto mettere il fuoco e mettere luce su un'altra questione. È chiaro come l'ho proposta. Ecco, è evidente che noi dobbiamo fare una battaglia per il numero di operatori, per la loro soddisfazione sul lavoro, per la... noi dobbiamo fare, che tutti dobbiamo fare, non noi loro. Per una giusta retribuzione e quant'altro. E questo lo mettiamo però, in questo momento lo volevo mettere da parte per dire che quello che conta però di più, e lo dice non Giovanna del Giudice, lo dice appunto il Comitato Europeo per i Trattamenti Inumani e Degradanti, lo dice il Comitato Nazionale di Bioetica, lo dice la pratica mia di 46 anni nel servizio e così via, sono vecchia, qui lo so, di lavoro, e la pratica di moltissimi altri di noi, che l'abolizione della contenzione, una pratiche di cura rispettose della dignità, della libertà dell'altro, che diventino percorsi veramente di salute, di emancipazione e di possibilità di vita, di opportunità per le persone, hanno a che vedere con le culture del servizio e con il loro stile operativo. Cioè, ci possono essere 10 operatori e si lega lo stesso. E io ho fatto questa ricerca a Cagliari su 3 anni di contenzione, ora parlo della contenzione perché questo è il tema che abbiamo all'attenzione questo pomeriggio, non c'è una relazione diretta fra il numero di operatori e contenzioni, e neanche, e io parlo appunto di una situazione particolarmente arretrata dove il numero dei posti letto in quell'SPDC era contro legge di 32 posti letto, quindi una follia, però in quella situazione non c'era una rispondenza in 3 anni di analisi dei dati fra numero di operatori e occupazione dei letti, ma sicuramente
sicuramente c'era molto di più con la tipologia della squadra di operatori che era in turno, con il medico che era in turno. Quindi questo va detto con molta chiarezza. Questo però non significa, e io proprio non lo voglio fare, imputare a quell'operatore la disfunzione del servizio che arriva via alla contenzione, assolutamente, tranne responsabilità individuali penali, tranne queste che a volte esistono pure, no? Nelle pratiche di ognuno, nel proprio agire professionale. Io credo che non è quell'operatore che è responsabile di quella contenzione, ma quando io parlavo, ecco, e mi pare che questo tutti in questa tavola l'abbiamo ripetuto e valorizzato, del sistema di trattamento di salute mentale, dico che la disfunzione sta in un'organizzazione, nell'assenza di servizi veramente comunitari, veramente vicini alle persone, nell'assenza di capacità di accoglienza, nell'assenza di continuità ospedale-territorio e così via. Quindi nel sistema dipartimentale e non in quel singolo operatore. Detto questo, un'altra questione che volevo riprendere, un po' quella questione del accorpamento, accorpamento o no. Ecco, io credo che fermo restando i limiti di legge di cui parlava prima, a cui faceva riferimento Fabrizio, che sono i punti di riferimento per noi in Italia, tranne illegalità che succedono in tante parti, quello che va detto, io dico addirittura che 15 posti letto sono troppi per contenere, per accogliere persone fortemente in crisi. Quindi bisogna probabilmente differenziare le modalità delle risposte, rimodulare, non ho capito bene se, ma ho percepito qualcosa detto da Fabrizio, una residenza che si possono trovare formule diverse per diminuire la concentrazione di persone in crisi sempre nello stesso posto. Nel Friuli Venezia Giulia, non a Trieste, nel Friuli Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo per esempio lavorato sui centri di salute mentale sulle 24 ore, quindi proprio per decentrare le persone bisognose di accoglienza sulle 24 ore, le persone in crisi in vari punti del sistema, perché sappiamo che quanto meno persone stanno insieme in crisi, tanto meglio si lavora, tanto meno c'è un carico sia nei confronti degli operatori sia fra le persone, e questa è un'altra cosa. Poi un'altra questione, la questione della campagna. Io ringrazio molto Vito per dire, nel dire che i nostri libri stanno già lavorando in questo senso, è vero, è così. Probabilmente la campagna però ha bisogno di strutturarsi meglio, è molto difficile, è una campagna difficile. Perché è una campagna che rischia di strutturarsi e di essere sentita, percepita come colpa dagli operatori che utilizzano la contenzione. Questo è chiarissimo a tutti noi, anche perché appunto siamo vecchi e le sappiamo queste cose. E sappiamo che queste cose non funzionano, sulla colpa non si dà da nessuna parte, no? Quindi anche oltre a questo lavoro che stiamo facendo, stiamo implementando i libri, ognuno di noi lavora su questo tema e anche qui si sta lavorando su questo tema come campagna contro la contenzione, è evidente. Però la strutturazione della campagna è molto difficile, proprio perché siccome su 320 SPDC italiani, e sappiamo che non si lega solo negli SPDC, e mi pare che l'ultimo intervento della collega di Forlicci non parla degli SPDC ma di altre organizzazioni, però su 300 SPDC in Italia non si lega il 20-30. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una situazione veramente importante numerica. E naturalmente in ognuno di questi 300 la tipologia, come avviene la contenzione, è molto diversa, e anche i numeri sono molto diversi, quindi
una punta di una mano e di una mano, il numero di una mano a Modena, e l'altro giorno all'Aquila c'erano 400.000 persone, bacino d'utenza di 400.000 persone, 6 contenzioni in un anno, insomma, io ci firmo, non dico ci firmo, ma insomma quasi, ci firmo se fosse così in tutta Italia. Però sono 300 almeno luoghi, 280, 290 in cui si continua la pratica della contenzione. Quindi è difficile da ristrutturare, da organizzare questo intervento. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Fabrizio sulla necessità del monitoraggio. E quando è morto, pur essendo io una contraria alle linee guida in maniera chiarissima e determinata alle linee guida sulla contenzione, sono due cose diverse. No, no, lo dico per chiarezza, perché mi piace essere trasparente. Allora, perché? Perché le linee guida sulla contenzione sono la missione che evidentemente è possibile farla. Le linee guida sulla contenzione c'erano nell'SPDC di Cagliari, dicevano che ogni quarto d'ora bisognava vedere il malato, quello l'hanno trovato morto, naturalmente non se ne erano accorti, è sempre così. Rispetto invece al monitoraggio è essenziale. Quando è morto Giuseppe Caso, quando io l'ho saputo, perché non mi è stato detto quando è morto, me l'ha detto poi l'associazione dei familiari una settimana dopo, a cui si era rivolta la figlia del signor Casu, e la prima cosa che io ho fatto è, ma l'avevo già fatto a Caserta, ad Aversa, è dire voglio un audit per ogni contenzione che si fa, voglio costruire un occhio esterno, che era quello della direzione del dipartimento, che legga il fenomeno delle contenzioni. E lega significa anche per trovare poi le soluzioni e strategie per superarlo, quindi non è colpevolizzante, ma è per agire per la situazione. Io ho avuto alcuni, prima ero convinta che bisognasse farlo, ho avuto per esempio degli input da persone anche significative che mi dicevano: guarda che se chiedi questo rischi di accettare che si faccia questa pratica. Io naturalmente ho chiesto il monitoraggio assolutamente, anzi volevo qualcosa un po' di più, non soltanto i numeri, ma addirittura un piccolo audit o così. Va detto però che anche un obiettivo che da lanciare con la campagna del monitoraggio, per quanto giusto, sappiamo che i numeri si lasciano scrivere. I numeri si lasciano scrivere, quindi no, non sono d'accordo. In questi casi sono numeri di azioni potenzialmente illegali, Sì, io ho questa perplessità, Fabrizio, sempre per l'esperienza sarda, che per me è stata un'esperienza non l'unica della mia vita, ma quella che sicuramente mi ha fatto capire molte cose dopo Trieste. Lì dove si conteneva da morire, non lo dico come paradosso, un fatto reale, il primario che attraverso gli infermieri, una scheda infermieristica, faceva già i conti, ma i numeri che ci hanno mandato erano assolutamente sbagliati, ma paradossalmente molti di più. Ma a sintomatico della sciatteria e del non valore che dava a questa azione. Però io sono d'accordo, sicuramente abbiamo bisogno di dei dati. Io credo che dovrebbe chiedere il capo dipartimento, io credo che gli dovrebbero chiedere i direttori di ASL, io credo che gli dovrebbero chiedere i sistemi informatici regionali. Quindi sono d'accordo su questo, però. Ecco, con tutto quello che c'è da dire sui dati. Da ultimo, proprio brevemente, due risposte all'ultima domanda. È vero che la situazione del signor Caso dal punto di vista legale è stata drammatica, a parte l'ultima sentenza che diceva in riferimento Gian Domenico, ci sono dei paradossi della precedente, del precedente, che in cui le persone, i magistrati dicono
è vero, è stata fatta una contenzione assolutamente che non si doveva fare, ma siccome ma noi assolviamo i dottori perché siccome hanno rubato e mandato al macero i pezzi anatomici di questo cuore, di questo uomo, prima e hanno contraffatto tutto, allora non possiamo rivedere i pezzi anatomici e quindi non possiamo vedere che ci sia una relazione causa-effetto tra morte e altro. Vabbè, questo è il paradosso. Però, intanto Mastro Giovanni è ancora in piedi, però in tutte queste situazioni, compreso quella di Forlì, sono avvenute delle cose. Sono avvenute delle cose, a Forlì sono cambiati i vertici istituzionali dopo la morte della signora di 56 anni, poi io non lo so, non entro nei particolari, però c'è stata un'azione obbligata, c'è stata una commissione regionale che è intervenuta, in maniera simile a come avevamo fatto a Cagliari, anzi in maniera più ampia. A Cagliari la zona giudiziaria è andata malissimo, anche se io non sono giustizialista, ma devo dire fino a non lo so, sicuramente non lo sarà neanche lei, ma è stato finalmente affrontato un problema che non era conosciuto. E allora, alcuni dicevano, ma i matti non si possono se non legare, l'abbiamo sempre legato, e dicevano, non è che c'è qui che ci viene a dire che non si può fare. Ma in ogni caso è diventato un tema che ha attraversato, finisco, che ha attraversato tutta la comunità e quindi ha funzionato. Mastro Giovanni è ancora in piedi, quindi io credo che non soltanto dobbiamo giudicare. Una parola solo rispetto a come fa un operatore a opporsi. E come è tutelato? Io credo che è tutelato dal suo coraggio, e il titolo è tutelato da costruire alleanze che devono essere, quando noi facciamo un cambiamento, non perché o quando siamo disubbidienti possiamo soltanto farlo attraverso delle alleanze. E le alleanze devono essere in particolare, secondo me, con le persone a cui è rivolta la nostra azione, le persone con problemi di salute mentale, i loro familiari. Mi viene da dire questo, è una risposta facile, ci sono risposte anche più complesse e so che le situazioni sono difficili. Va detta che immaginiamo di costruire anche una cosa legale, come si dice, un pronto soccorso legale, proprio per cominciare ad affrontare queste 20 presentazioni, 50 che stiamo facendo in Italia, hanno fatto sì che molte persone cominciassero a parlare. Bene, dobbiamo pensare a come rispondere alle domande che ci vengono. Scusate. Allora, grazie Giovanna. Un minuto per un commento da Vito. Provo a tenere tutto insieme i vari stimoli che sono venuti dagli interventi, perché sono tutte cose molto interessanti. E prima il dottor Bonatti ha richiamato all'uso a un testo molto importante che è Schizofrenia e guarigione, ha richiamato la meta-analisi di Richard Warner, che fa proprio venire in mente quello che diceva prima Giovanna, con cui io sono molto d'accordo. Non è detto che l'aumento della spesa in salute mentale provochi necessariamente un miglioramento delle condizioni del servizio. E questo è verissimo. Warner proprio cita una serie di dati che suffragano questa ipotesi. Nei periodi di crisi che attraversano gli Stati Uniti nel Novecento, tendenzialmente la spesa per la salute mentale tende a crescere, però la qualità dei trattamenti e gli esiti peggiorano. Quindi in realtà, come ha detto Giovanna giustamente, non è meccanica la relazione tra la quantità. Poi Warner, per niente da idealista ma da diciamo materialista, fa anche un altro ragionamento e dice: guardate che
Poi il dato fondamentale è vedere quanto in quel momento storico, sull'asse inclusione lavorativa e diciamo l'asse casa ci siano possibili, diciamo sia possibile il reinserimento, perché quello determina molto anche della prassi degli operatori. Tenete a mente questo dato, ricerca di Warner, no? Degli anni 80, ma recentemente Fioritti con Prive, che è anche, cioè anche aperto la settimana della salute mentale, hanno parlato di neoistituzionalizzazione, no? Giovanna diceva le culture degli operatori, c'è una cultura neoistituzionale, loro hanno cercato di capire, guardando i dati della gente in carcere, nei posti letto, hanno detto i cambiamenti in questo senso non derivano da cambiamenti delle malattie, ma da un generale processo delle società verso l'istituzionalizzazione. Allora io dico, secondo me, no, questa è la mia posizione, ecco, secondo me il problema, e si richiama anche a quello che diceva il ragazzo, no? Nelle facoltà universitarie questi temi vengono presentati come temi puramente tecnici, quando invece qua è in gioco una dimensione strettamente politica. Questo definisce la mia posizione in maniera molto distante rispetto a quello che è stato detto da alcuni dei relatori, però è stata proprio di una questione politica, e l'unica garanzia che può costruirsi l'operatore è assumere una posizione politica rispetto alle dinamiche sociali. Abbiamo letto il protocollo sull'agitazione psicomotoria a Modena, si dice che per delineare la figura del tipo di paziente che può diventare quel paziente che poi provoca l'infortunio, si dice che può essere probabilmente la persona che viene da eventi traumatici di perdita di casa, lavoro e famiglia. E allora la questione diventa questa, perché il paziente, l'ultima cosa, si dice i ricoveri appropriati oppure quelli non appropriati, ok, però visto che hai detto una cosa ieri non interessante, come si va a costruire il paziente inappropriato per l'SPDC? Quando noi avevamo provato a fare con le associazioni il percorso di ragionamento con l'equipe dell'SPDC per cambiare le cose, per aprire le porte, per togliere a Modena, sto dicendo, non aveva funzionato. Tra le varie cose non aveva funzionato anche perché c'era proprio un'impostazione sbagliata dell'equipe, nel senso che i medici e gli infermieri non avevano la stessa equipe, non parlavano tra loro. Non lo possiamo spiegare. Prendiamo però, la questione è questa, la possibilità che l'operatore riconosca in quanto lavoratore di un servizio una posizione politica, e poi la posizione politica rispetto a quelle dinamiche sociali che producono i fenomeni con i quali poi si deve incontrare. Questa è l'unica possibilità per far capire anche che il dibattito è aperto alla cittadinanza, no? Come anche i ragazzi diceva, dove sono i giovani, è aperto alla cittadinanza, perché dalle scelte di un servizio in realtà si definisce il livello di civiltà di una comunità. Ok, posso dire? Facciamo il giro, c'è il Vito D'Anzi, Vito, proprio 30 secondi, neanche 30 secondi. Io credo che niente, la discussione è stata un'ottima discussione, la focalizzazione su due aspetti è determinante. Non esiste il problema della condizione fuori dal sistema dipartimentale, dallo stile di lavoro e dagli orientamenti degli operatori. Queste cose devono viaggiare insieme, non si tratta né di quattrini né di risorse, di operatori, eccetera. Tutto questo è legato più complessivamente a una questione che sicuramente riguarda gli operatori, ma forse non riguarda solo gli operatori, riguarda le associazioni, riguarda gli enti locali, riguarda gli assessori, riguarda le regioni, i sistemi regionali. Queste devono essere scelte politiche di programmazione, di politiche sanitarie delle regioni. Concludo dicendo solo questo, non ha risolto moltissimo, ma un segnale l'ha dato sicuramente, ed è stato utile. La regione Toscana, nel precedente piano sanitario regionale, aveva scritto e fatto divieto tassativo in ogni SPDC di qualsiasi forma di contenzione fisica, e la porta dell'SPDC è aperta. Altra cosa, non è che questa è stata la panacea, la risoluzione dei problemi, ma sicuramente è stato un deterrente, un freno molto grosso, per cui poi si sono attivate risorse, stimoli, forze, capacità di operatori, eccetera, per andare in questa direzione. Grazie D'Anzi.
facciamo concludere un attimo, però per dire due cose per spot. Senza, io sfondo la differenza nel tipo di ragionamento rispetto a chi mi ha preceduto, che la pone in termini diciamo macro. Io da giurista sono portato a confrontarmi con la necessità di dare una risposta immediata diciamo a un problema, bisogna più contingente. Dico questo, certo la contenzione va studiata in una prospettiva di superamento come problema politico, ma è oltre a un problema politico, è chiaramente innanzitutto un problema nella quotidianità, è un problema clinico, è un problema materialissimo, ma proprio concreto che gli operatori vivono nella quotidianità. Non c'è spazio per obiezione di coscienza. Se il paziente sta in crisi e sta andando fuori di matto, si tratta solo di decidere come bloccarlo. Non è che l'operatore può fare obiezione di coscienza. Sì, nella contenzione. Se si tratta di una situazione di urgenza, nell'urgenza, nell'emergenza non c'è spazio per una valutazione morale del comportamento. Si tratta solo di agire e bloccare e mettere in sicurezza il paziente. Per questo lo dico anche per recuperare l'importanza del discorso sullo stato di necessità. Perché serve, e qui ripeto, è un problema di prospettiva secondo me, serve a tutelare, nel discorso della contenzione si tutela il paziente innanzitutto, ma nei casi eccezionali in cui è necessario contenerlo, lo stato di necessità salva da un'incriminazione l'ultimo che è rimasto col cerino in mano a gestire il paziente. Ma, è chiaro, siamo tutti d'accordo, e c'è adesso Giovanna, nessuno sta colpevolizzando nessuno, è proprio in quest'ottica che bisogna dire che c'è lo stato di necessità, perché non può essere l'infermiere che alla fine si trova a gestire la situazione. Ovviamente so che ci sono abusi, nessuno mi mette in discussione, qui è un discorso molto più, il discorso mi sembra, penso che sia chiaro. Allora mi riallaccio alla questione di come comunicare all'interno della campagna contro la contenzione. Diventa decisivo anche, diventano decisive le parole che si usano. Io sono d'accordo che la contenzione può diventare un trattamento inumano e degradante quando diventa di lungo periodo. Io faccio delle liste, come i giuristi distinguono, questo che non piace al giurista, perché il giurista cerca di distinguere le situazioni, perché la soluzione è un problema specifico. E allora proverei a non usare più il termine tortura in maniera per abbracciare tutto il fenomeno. L'altro giorno su Facebook, e qui torno a, usiamo internet, sì, usiamo tutti i social media. Però facciamo attenzione che titoletti mettiamo sotto. Video di Mangoni, prima di aprire sotto c'era scritto la contenzione è una tortura, una forma di tortura, una cosa del genere si diceva. Lo ascolti e ti parla del caso Mastro Giovanni, è chiaro che quello è un caso di tortura. Però se noi affidiamo la comunicazione al titoletto che viene messo sotto, facciamo un brutto servizio, perché alimentiamo il contrasto tra operatori e tutto. Io sono uno di quelli che sostiene insieme a Fabrizio Starace l'efficacia del monitoraggio delle contenzioni, e lo dico perché abbiamo cominciato a farlo, io fra l'altro l'ho detto anche prima, sono il referente responsabile di questa commissione, e abbiamo preso quantitativamente in esame le 12 contenzioni pubbliche e private nel 2015, quindi un numero estremamente ridotto di episodi, e su tutti gli episodi abbiamo cercato di sviscerare per il perché sono avvenute e come eventualmente le si poteva evitare, punto primo. Quindi è un lavoro che facciamo nel protocollo regionale, che è molto ma molto preciso e molto molto rigido a questo proposito. Ecco, ci sta pure scritto che questa commissione si riunisce almeno due volte l'anno anche in assenza degli episodi di contenzione, è indipendente da questo fatto, ma comunque gli episodi che si prolungano oltre le 12 ore immediatamente sono oggetto di un audit da farsi nell'arco delle 24 ore successive, possibilmente fatto con persone che non sono state direttamente coinvolte, anche con persone che non sono state direttamente coinvolte. Questo è quanto.
continua ancora, nel senso che ci sono anche degli altri strumenti per evitare a monte che questo avvenga, perché è tutto il sistema che deve essere preso in considerazione, non è il diagnosi solo, ma sono tutti gli altri sistemi. Uno dei sistemi che noi abbiamo utilizzato dopo è, diciamo così, la interpretazione concertistica del de-hospital, che non è ospedaliero ma è territoriale, e il nostro de-hospital è la porta d'ingresso di tutte le urgenze, emergenze che si presentano nell'orario di apertura da noi. Dopodiché noi abbiamo anche la possibilità, da 20 anni a questa parte, consolidata ancora prima di cura, di fare riferimento ai posti OBI del pronto soccorso, presso cui noi ricoveriamo per un periodo di osservazione delle 24 ore monitorate, seguito dai medici e dagli infermieri che sono di diagnosi cura. Quindi questo avviene nell'arco delle 24 ore. E il risultato di tutto ciò è che delle, non mi ricordo il numero, comunque sono più di 800 consulenze che noi abbiamo fatto nell'arco di 18 mesi, il 75% esita in una dimissione, l'altra parte a casa, l'altra parte, un livello medico di medicina generale, l'altra parte, una piccolissima parte, che è neanche l'11%, esita in un trattamento sanitario obbligatorio, voglio dire. Quando questo viene fatto un buon lavoro di psichiatria di comunità, che non è un termine d'abuso, è un termine secondo me corretto, di psichiatria di comunità. In America la chiamano rural psychiatric care, che sta a dipingere una condizione virtuosa di una piccola comunità, piccole comunità medie, comunità americane, entro cui possono venire dei circoli. Finisco, Fabrizio, vi stai stimolando per venire. Facendo una battuta, insomma, che io sono un medico e sono un cittadino della mia comunità. La politica io la faccio tranquillamente nella mia comunità. Tutti questi temi, una volta che sposto lo figlio del Paese, vengono tutti facilitati, perché questo non è altro che la traduzione, la velleità, anzi, di tradurre nella professione dei compiti che aspettano moralmente, eticamente, a noi tutti come cittadini di una comunità. Bravo, assolutamente benissimo. Grazie a tutti, vi siete beccati pure la citazione in inglese, oltre a quella tedesca.